dove si è svolta una delle più grandi battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Oggi El Alamein con la sua marina punta a diventare un grande centro turistico, un'attrazione e un buon business per gli investitori. Non solo il mare, ma proprio la grande battaglia che terminò il 4 novembre del 1942 e il sacrario che ricorda i caduti a El Alamein potrebbero contribuire ad attirare molti turisti. Giovanni Buffa ha partecipato alla battaglia di El Alamein, è un reduce ed è anche un collega, un giornalista che è stato anche segretario dell'associazione Stampa Romana. Sentiamo la sua testimonianza. Ormai siamo rimasti anche in pochi e francamente non mi pare che l'atmosfera sia molto favorevole. Posso dire qualcosa di polemico o no? Può dire quello che vuole. Io capisco i sacrifici che ci vengono imposti. Però francamente sono rimasto scioccato e credo con me che quei pochi che ancora siamo in vita di vedere che tra i provvedimenti per risparmiare si è arrivati a allevare o a ridurre l'indennità per le medaglie al valor militare. Capirei se l'indennità fosse una tale cifra per cui moltiplicando per i valorosi che l'hanno avuta si potesse avere veramente un risparmio, ma sono pochi rimasti e l'indennità è talmente ridicola, è stata sempre ridicola, che togliere un simbolo significa rifiutare la storia. È una storia, quella di El Alamein, che non merita di essere dimenticata così presto. A El Alamein c'è gente che poi ha combattuto per la liberazione dell'Italia. Esatto. Dopo viene ricordata dagli storici inglesi come una battaglia sorprendente. Loro non si aspettavano una resistenza così accanita da parte degli italiani. È vero, perché la sproporzione era tale tra le forze in campo, perché gli inglesi avevano ricevuto dei rinforzi notevolissimi. Noi per radio fino al mese di settembre avevamo saputo di sbarchi ad Alessandria e a Suez, di fortissimi contingenti, soprattutto di carri armati americani di grossa portata. Eppure nella battaglia di El Alamein si sono sacrificati tutti. Lo spettacolo che ho visto la mattina, che noi siamo andati di rinforzo per tappare la falla che era successa lì, la divisione di Trieste fu mandata per tappare la falla dell'Ariete, bruciavano 200-300 carri armati con gli uomini dentro, avevano dei carri armati con un cannone da 47 che non faceva neanche, che dire, le carezze ai carri armati Sherman che avevano di fronte. Gli inglesi, malgrado avessero un'ottava armata strapiena di carri armati, avanzava con molta prudenza, ancora, pur con lo sfacelo che c'era stato nel Remain, dove la Folgore e le altre divisioni erano state lasciate a piedi dai tedeschi, parliamoci chiaro. Rommel aveva molta stima della Folgore, della Riete e anche della Trieste, la mia divisione. Rommel non aveva stima del nostro Stato Maggiore, ma devo dirle che neanche noi l'avevamo. Rommel io l'ho visto più di una volta in linea, non ho mai visto uno dei nostri generali in linea con noi. Bisogna dire la verità, sono i tedeschi degli ottimi combattenti, però quando scappano, scappano molto più velocemente degli italiani. Molto più, l'ho visto nella ritirata, sono scappati a lanciare a piedi di tutti gli italiani che potevano. E lì i tedeschi sono scappati, hanno caricato tutto sui camion e via, e la Folgore ha camminato a piedi 3 giorni prima di essere presa. I servizi igienici non esistevano, ma soprattutto c'era un quarto d'acqua al giorno. Eravamo tutti, parliamoci chiaro, molto sporchi.
Avevate un quarto di litro d'acqua? Un quarto di litro d'acqua salata, tra l'altro. Perché salata? Perché veniva portata in bidoni che avevano contenuto di tutto, dalla benzina all'acqua di mare per sciacquarli. Infatti la sete è stata una delle sofferenze più grosse che si... Il fronte non sono state tanto le cannonate quanto i disagi. Che insegnamento ci arriva da El Alamein e cosa rischiamo di perdere se non ricordiamo più El Alamein? Certo, se gli inglesi ricordano Wellington e i francesi Napoleone, non si vede perché non si debba ricordare una battaglia che forse è una delle poche insieme a quella di Russia in cui il soldato italiano non ha avuto fortuna, non ha avuto mezzi, ma si è battuto con valore. Ed erano i valori del momento che non erano quelli fascisti. Era che si combatteva per, non voglio fare il retore, ma si combatteva per qualcosa che sentivamo dentro di noi. Oggi forse patria e famiglia sono cose dimenticate, però ancora esiste una patria. E forse per questo che noi sopportiamo anche oggi i sacrifici. Si ridia quelle 3 lire alle medaglie al valore. Non saranno quelle a salvare il paese, ma salveranno l'onore di chi era meritato. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata del TG1 Storia sul sito internet del TG1 e potete anche scrivere i vostri commenti alla pagina Facebook che vi compare in questo momento. Scrivete e restiamo in contatto. Grazie per averci seguito.